Con Federico Cavanna anche il sambo approda nella palestra dell'Ardita di via Carrara, una disciplina molto simile al judo di cui tu sei stato campione italiano e anche atleta di livello nazionale. Federico, ci vuoi parlare di quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità di questo sport che proporrete qui all'Ardita? Sì, io parto come judoka, nella mia carriera ho fatto prevalentemente judo, adesso mi sto cimentando in altre arti marziali. Il sambo è uno sport recente che è stato introdotto parte dalla Russia e è il metodo di autodifesa della polizia russa, che prende spunto dal judo, dalla lotta libera, a tecniche del Brazilian Jiu-Jitsu. E è un metodo completo che può servire anche nella vita di tutti i giorni, comunque è anche molto divertente da praticare. Quando si terranno i corsi qui all'Ardita durante la settimana e quali sono gli obiettivi? Immagino avvicinare ragazzi e ragazze, uomini e donne di tutta l'età. Certo, sicuramente è un corso rivolto agli adulti, dalle 8:30 alle 10 di sera, lunedì e il mercoledì, e vi aspettiamo numerosi per provare questa disciplina che a me ha appassionato molto e serve per tenersi in forma e per anche magari imparare a difendersi, insomma, e chi poi vorrà fare dell'agonismo, noi siamo disponibili anche a instradarli verso questa via. Una disciplina che ti vedrà protagonista anche ai mondiali, ci parli della tua prossima esperienza. Sì, guarda, sono felicissimo perché nella mia carriera da judoka sono stato più volte nella nazionale italiana, ho fatto gare di qualificazione olimpica, però non ho mai avuto il piacere di partecipare a un campionato del mondo. Per fortuna questo percorso culmina in questa convocazione come nazionale di sambo. Sono felicissimo, sono pronto, ho avuto dei problemi fisici ma li ho superati e adesso non vedo l'ora di andare in Uzbekistan e prendermi finalmente quello che sognavo da tempo. E Piero Picasso qui all'Ardita ti ha subito sentito far parte di una famiglia? Sì, lui mi ha subito coinvolto e glielo ringrazio per la fiducia e spero di poterlo rendere fiero di far parte della sua squadra.